Oh, buongiorno, professore. Ah, buongiorno. Ben arrivato. No, male è arrivato. Che cosa è successo? Non riesco ancora a rimettermi da uno shock che ho avuto durante il viaggio. Un pazzo è capitato nella mia cabina, me ne ha fatte di tutti i colori. Me ne dispiace, professore. Beh, ma per fortuna adesso sono qui tranquillo, in questo ambiente che mi è familiare. E posso riprendere i miei studi preferiti. Ah, ho visto qui sul catalogo che avete delle novità importanti. Certo. Sì, vediamole, vediamo. Prego. Luigi, c'è una testa da mettere a posto. Ah, interessante questo gruppo hitleriano, molto interessante. Lui poi particolarmente molto ben riprodotto. Adolfo Hitler, che ha terrorizzato il mondo intero, scatenando una guerra senza precedenti. Ma come si muove? No, ma non è possibile, professore. È la sua fantasia di studioso profondo che... No, pure mi è sembrato che si fosse mosso. No. Pur si muove. Ma questo lo disse Galileo. Questo lo so. Questo lo so anch'io, grazie. Che strano, questo Adolfo Hitler ha le stesse sembianze di quel pazzo che io ho incontrato in treno. Mi viene la voglia di dargli uno squarciaffone. Chi è stato? Professore, io non ho fatto nulla. E chi è stato? Ma la sua fantasia. No, io ho avuto un colpo qua. Mi duole. Ma duole a me, duole a me. Anche le corna. Nessuno mai si è permesso a me, al professore Calogero Tempesta. Salute. Come vi dottore? Chi? Sono stato io. Mi perdoni, sono raffreddato. Mi è scappato lo sternuto. Come sternutite male? Curatevi! Sì, signore. Curatevi. E dove è andato? Chi? Lui, Hitler. Hitler? Sì. Professore, ma qui non c'è stato mai Hitler. Ma non c'era Hitler qua? Ma no! E questo chi è? Suo aiutante di campo. Non c'era Hitler. Ma no! Non c'era Hitler. Allora quel pazzo del treno proprio comincia a farne maneggiare. Proseguiamo, poi andrò in clinica.